Allora, oggi vi faccio il video dei prodotti finiti beauty e sono parecchi e ho pochissimo tempo, quindi cercherò di andare veloce. Allora, ho finito il gel detergente viso biologico dei Provenzali. Questo è quello che mi era stato inviato insieme a tutta, diciamo, la nuova linea. E questo mi è piaciuto tantissimo. Se non sbaglio, avevo già parlato di questo detergente in un video apposito dove vi avevo recensito appunto tutta la linea dei Provenzali che mi avevano inviato. Quindi vi rimando a quel video che vi lascio qui sopra. Poi ho finito questi dischetti di cotone che avevo preso da Tiger e questi sono 100 pezzi. Io mi ci sono trovata benissimo, sono quelli rotondi e mi sono piaciuti. Poi ho finito questo detergente intimo della Nanicon Bio. Questo è rinfrescante, idratante ed è al NEM. Allora, qui c'è aloe vera, acqua distillata di tiglio, e, azione antisettica, contrasta la formazione dei cattivi odori, è biologico e qui dietro c'è l'inci, non so se riuscite a vederlo, comunque poi vi farò il post sul blog. E niente, comunque mi ci sono trovata molto bene, è rinfrescante, l'odore è fresco ma... Nulla di particolare, a me è piaciuto, però adesso sto provando, cioè sto utilizzando l'altro della stessa linea che però ha la funzione lenitiva, non ricordo adesso a che cos'è, comunque invece di essere verde è arancione. Tra i due sinceramente mi sta piacendo molto di più quello che sto utilizzando adesso, ma per una questione di profumazione più che altro, per il resto sono ottimi tutti e due. Poi ho finito, qui c'era il sapone artigianale con olio di oliva alla vaniglia di fior di glicine che vi avevo fatto vedere in un video di una box che mi era arrivata da fior di glicine, semmai vi lascerò il video qui sopra. E mi è piaciuta anche se sinceramente soprattutto all'inizio non sapeva molto di vaniglia ma mi sapeva più di cannella. Io la cannella non è che l'ami particolarmente, però comunque con l'utilizzo, non ho più fatto molta attenzione alla profumazione, mi ci sono praticamente abituata e comunque è stata un'ottima saponetta. Poi ho finito, questa, mi viene il Beauty Blender, come vedete praticamente non è che ho finito, ma è tutta disastrata, consumata e quindi la butto. Io mi ci sono trovata benissimo. Questa l'avevo presa da Kiko, no, sì, da Kiko mi pare. E niente, mi sono trovata benissimo per stendere il fondotinta della Puro Bio. Ovviamente lo utilizzavo bagnata. Poi ho finito, anzi, non è che l'ho finito io veramente, questo shampoo. Capelli naturali di Specchia Sol, questo è HC più probiotici. Questo praticamente mi era uscito da una rivista, adesso non ricordo quale. Comunque non mi è piaciuto come shampoo, infatti l'ho mollato al mio ragazzo. Anzi, veramente prima gliel'ho fatto provare alla sorella del mio ragazzo. Lei ha detto la stessa cosa che ho detto io, cioè che non gli piaceva perché non lavava i capelli praticamente, perché si sporcavano subito, cioè era come se praticamente i capelli non li avessi lavati. E quindi l'ho smollato al mio ragazzo, lui ci si è trovato bene, ma lui si trova bene praticamente con tutto. Poi ho finito questa crema mani della Omnia Laboratoire, questa era quella all'olio di argan e di questa ve ne ho già parlato in un video dei preferiti, mi pare, no, dei preferiti, dei prodotti sinonimi mi sembra, comunque ve lo lascio qui sopra, è ottima, per saperne di più vi rimando a quel video. Poi ho finito questo deodorante spray, questo è con allume di potassio della Green Natural al talco e questo mi piace tantissimo, è l'unico deodorante bio che diciamo mi piace, che mi fa sentire sicura, però comunque sempre in inverno, in autunno, in primavera massimo, in estate sinceramente io
Non mi sentirei sicura neanche con questo. Ancora riesco a trovare il deodorante perfetto per me, biologico. Comunque è molto buono. E quindi quando magari devo uscire per poche ore, sto parlando in estate, questo lo utilizzerei. Altrimenti no, d'inverno però mi ci trovo benissimo, tutta la giornata mi dura tranquillamente. Di questo comunque avevo già fatto il post sul blog perché è la seconda volta che lo acquisto e magari vi li lascio qui sotto i post sul blog dei prodotti di cui vi ho fatto la recensione. Poi ho finito questa crema viseodermica di Alchemilla, fantastica, favolosa, io l'ho adorata alla follia. Questa l'avevo acquistata subito dopo aver provato un campioncino e mi era piaciuto talmente tanto che l'ho acquistata subito, approfittando anche di una promozione, se non ricordo male. E purtroppo costa 21 euro, mi pare, o qualcosa del genere, se no già l'avrei acquistata. È fantastica, mi piace troppo, ha una profumazione molto buona e delicata, poi non si asciuga subito, idrata la pelle e è ottima come base prima del trucco. Magari forse in inverno, proprio quando fa freddissimo, non la consiglierei perché comunque non ha una idratazione pazzesca, però ha una buona idratazione per le pelli miste grasse. E comunque mi ci sono trovata meravigliosamente e quando potrò, la riacquisterò sicuramente, anche se voglio provare anche la crema purificante. Poi ho finito questo shampoo della Biotech Italiana Semi di Lino e Malva, questo è uno shampoo per lavaggi frequenti, questo si trova al Tigotà e questo ve l'avevo già fatto vedere perché mi sa è il secondo che finisco, a me piace tanto, ha un profumo buonissimo che resta anche un po' sui capelli dopo averli asciugati, certo non per tanto, però per un po' lo sentite ancora e io mi ci trovo bene perché lascia i capelli puliti, me li lascia puliti tranquillamente per 2 giorni. E a me piace tantissimo, costa poco. Di questo anche mi sa che vi ho già fatto il post sul blog, quindi ve lo lascio qui sotto. Poi ho finito questo gel detergente al cioccolato con estratto di malva biologica dell'albero della vita. Anche questo mi era stato inviato in una box di fior di glicine. Allora, la profumazione è buonissima, sa proprio di cacao, di cioccolato. Però io non lo riacquisterei perché finisce subitissimo, cioè è molto liquido, non fa schiuma, io preferisco sinceramente sotto la doccia qualcosa che faccia schiuma e io ne andavo a utilizzare parecchio per sentire la profumazione, per sentirmi più pulita, però non lo riacquisterei appunto perché costa un pochino e non mi soddisfa insomma pienamente. Magari per un regalo è una cosa bellissima, cioè sarebbe una cosa bellissima da regalare vista la confezione, visto il profumo, insomma come regalo secondo me è perfetto, però da riacquistare per me per tutti i giorni non lo riacquisterei. Poi ho finito questo scudo di vino Alessandra di sezione Aurea. Questo è per la difesa dei capelli da danni del sole e mare ed è un termoprotettore. Io mi sono trovata benissimo. Adesso sto utilizzando un altro spray per capelli di Lavera e sinceramente non mi sto trovando bene come mi sono trovata con questo invece. A parte che il profumo di questo è buonissimo, mi piaceva tantissimo. Ve ne ho comunque già parlato in qualche video anche di questo tempo fa. Io non l'ho utilizzato al mare, ma l'ho utilizzato come termoprotettore, visto che comunque lavo i capelli spesso, che faccio tutti i giorni la piastra e quindi lo utilizzavo spesso. Infatti non è che mi sia durato tantissimo, però comunque ha avuto la sua durata. Costa sulle 14-15 euro. Però lascia i capelli molto morbidi, lucidi, cioè a me è piaciuto veramente tanto e penso che lo riacquisterò prima o poi. Poi ho finito questo burro corpo alle bacche di goji di Natura Verde. Questo era praticamente un campioncino che dava nel regalo se compravi l'acquasapone, non mi ricordo cosa. Comunque mi è piaciuto questo burro corpo. Più che un burro, sinceramente, secondo me era una crema
una crema abbastanza corposa. Io l'ho utilizzata sulle gambe e idratava tantissimo, aveva un profumo buonissimo e mi è piaciuto, anche se sinceramente io non vado pazza per questi prodotti fatti insomma in questa maniera, quindi non penso di riacquistarlo, però non si sa mai. Poi ho finito il fondotinta sublime di Puro Bio, di cui vi ho già parlato in tantissimi altri video. È l'unico fondotinta che utilizzo con cui mi trovo benissimo e io lo utilizzo adesso. Lo sto utilizzando con un pennello, lo bagno prima di stendere il fondotinta. E per me, questa è la colorazione 01. Io sono molto chiara di pelle e mi ci trovo fantasticamente. Ho provato altri fondotinta, ma sinceramente non mi ci trovo bene come con quello di Puro Bio. Ho finito poi il primer di Puro Bio, questa è la base opacizzante levigante per pelle grassa, di cui vi ho già parlato nei preferiti. Mi piace tantissimo, mi lascia la pelle levigata, mi fa durare il fondotinta più a lungo, io lo adoro praticamente, non posso più farne a meno. Poi ho finito questo burro cacao della Crazy Rumors alla moka. E questi burro cacao della Crazy Rumors a me piacciono tantissimo. Questo in realtà, sinceramente, secondo me non era finito, però non sale più sopra. Ho questo problema con questi burro cacao, non so perché a un certo punto si bloccano e non salgono più, però per il resto la profumazione mi era piaciuta tantissimo. Poi come tipo di burro cacao mi piace perché è molto idratante, è ceroso, a me piacciono questi burro cacao cerosi e lo utilizzavo infatti comunque la sera, ma sinceramente anche se lo cioè sinceramente a volte lo utilizzavo anche di mattina perché a me non dà fastidio. Non dà fastidio la sensazione, insomma, di lucidità sulle labbra, anzi a me piace. E quindi a me piaceva tantissimo e lo utilizzavo sempre. E infine ho finito questo campioncino di shampoo che adesso non ricordo neanche come si chiamava. Se mai ve lo lascerò qui sopra, me l'aveva inviato Jessica del canale Make Your Veg, vi lascerò il suo canale qui sotto. Io la ringrazio tantissimo per avermi fatto provare questo shampoo. Non mi viene in mente la marca, ma ve la lascerò scritta qui sopra. Comunque, questo shampoo a me è piaciuto. E non è piaciuto perché lava bene i capelli, però comunque non durano a lungo, cioè si sporcano, mi duravano un giorno, il giorno dopo dovevo rilavarli e quindi non è sicuramente uno shampoo che comprerò perché non ha un costo molto basso. Poi, non ho finito, in realtà avevo cioè, alcuni campioncini da farvi vedere. Allora, ho questa maschera di Essere, vaniglia e cocco vaniglia, la vaniglia e cocco nutriente e districante, mi è piaciuta tantissimo, districa i capelli benissimo e li rende molto morbidi e poi ha un profumo delizioso. Io lo utilizzavo, cioè più che come maschera, come balsamo, perché cioè, lo mettevo dopo aver lavato i capelli, lo lasciavo così massimo 2 minuti e poi lo risciacquavo, comunque mi ci sono trovata benissimo. Poi di questi altri tre campioncini mi ero presa degli appunti sull'agenda perché sennò mi sarei dimenticata. Allora, questa crema viso pelle in pura e grassa di B&B, tra l'altro questa ve l'avevo fatta vedere anche su Instagram nelle storie. Allora, questa si assorbe in fretta, però non mi aveva convinto particolarmente perché comunque dopo 3 o 4 ore la pelle mi si lucidava. E il profumo non era comunque niente di che, era molto neutro, quindi diciamo questa non è una crema che io andrei a comprare. Poi ho finito questa crema Young and Active di Martina Gebhardt. Allora, questa è una crema assolutamente pessima. Io pensavo che fosse una crema leggera, infatti la volevo utilizzare la mattina, invece assolutamente no, l'ho dovuta utilizzare la sera. Era super corposa, aveva un odore che non mi piaceva per nulla. E poi quando la andavi a stendere, sì, magari idratava pure la pelle, però la lasciava lucidissima, veramente si vedevano proprio i brillantini, la pelle sbrilluccicava per quanto era lucida. Non è sicuramente una crema che vi consiglio, non è una crema che comprerò.
E poi il siero visazione urto, argan e dattero del deserto dell'Idea Bio. Questo mi è piaciuto. Io sto utilizzando la crema proprio della stessa linea e sinceramente tra il siero e la crema io preferisco molto di più la crema perché il siero è molto più liquido. Può essere utilizzato benissimo senza crema perché comunque idrata bene, tra l'altro non appiccica la pelle, cioè la pelle non resta appiccicaticcia e ha un buon profumo. Però se io vi devo dire prendete il siero, prendete la crema, vi dico prendete la crema perché secondo me è migliore del siero. E niente, abbiamo finito, ho fatto velocissimo, spero di avervi detto tutto, di non essermi scordata niente. Comunque, se volete sapere qualcos'altro che magari mi sono dimenticata di dire, chiedetemelo nei commenti, io vi risponderò con piacere. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!